Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per un nuovo video su Boruto. Lo commenti anche tu. In questo video commenteremo gli episodi 9 e 10 dell'anime. A fine video parleremo delle sinossi degli episodi successivi. Nell'episodio 9 di Boruto abbiamo assistito alla prova a cui il piccolo aspirante ninja è stato sottoposto dalla zia Hanabi. Per verificare se Boruto possedesse o meno il Byakugan, il nonno decide di affrontare il nipote in combattimento. La zia Hanabi però si offre volontaria. E dopo uno scontro durante il quale Boruto si mette d'impegno, la zia e il nonno non trovano alcuna traccia di attivazione del Byakugan. In questo modo viene confermato il fatto che l'abilità oculare di Boruto sia qualcosa di diverso rispetto al semplice Byakugan. Nel corso del video precedente su Boruto abbiamo parlato un po' delle diverse abilità oculari. Se non lo avete visto, cliccate sul link in descrizione. In ogni caso a Boruto importa poco se la sua abilità sia un Byakugan oppure no. Lui sa di aver attivato un tipo di abilità speciale. Il suo sogno nell'episodio 8 parla chiaro e più volte è riuscito a vedere tramite i suoi occhi la misteriosa aura che avvolge gli individui controllati dalla misteriosa bestia che abbiamo visto negli scorsi episodi. La cosa importante per Boruto era di dimostrare al padre di aver detto la verità e di far notare di possedere un'abilità oculare particolare. Nonostante questo, anche se Naruto non gliel'ha detto esplicitamente, nella conversazione con Hayashi, il settimo Kage afferma che non è deluso dal figlio. Aveva pensato che quella del figlio fosse stata una bugia per attirare l'attenzione, ma vederlo lottare così seriamente ha fatto capire a Naruto che il figlio dicesse la verità. Quindi il nonno e il padre sanno che l'abilità di Boruto non sia il Byakugan, ma sanno che è stato sincero e di qualunque cosa si tratti, Boruto ha sviluppato qualcosa. Naruto quindi osserverà il figlio per cercare di capire cosa sia riuscita ad attivare. I due parlano anche di Mawari, la figlia più piccola di Naruto e Hinata. Questa ha infatti attivato il Byakugan, ma nella serie Boruto non si è ancora visto. Il Byakugan di Mawari si vede nello speciale manga e anime che narra il giorno in cui Naruto venne proclamato Kage. Un capitolo molto divertente dove Mawari fa davvero tanta paura. Per aggiungere un po' di azione a questo episodio, abbiamo un altro caso di possessione del chakra da parte della misteriosa bestia. Il povero malcapitato stavolta è l'attore del film che abbiamo visto nell'episodio 8. Il sequel del film viene cancellato perché questi è ingrassato. A causa della depressione provata per la brutta notizia, l'attore viene posseduto. Boruto e Sarada quindi si troveranno a lottare insieme contro il nemico fin quando lo libereranno dalla possessione. Con questa scusa, quindi assistiamo al piccolo Uzumaki e alla piccola Uchiha fare squadra e unire le proprie forze. Boruto a fine episodio quindi non era attristato dal fatto che non è riuscito a dimostrare di possedere il Byakugan, sa di avere la sua abilità speciale e quindi riuscirà a dimostrarlo con i fatti prima o poi. Se in Naruto vedevamo sempre il protagonista mangiare il ramen, Boruto ci viene mostrato sempre mentre mangia gli hamburger. Si passa così da un cibo tradizionale giapponese a un tipo di cibo decisamente più moderno e occidentale. Anche questo è un piccolo aspetto che ci indica il passaggio di generazione e il cambiamento del villaggio di Konoha. Nell'episodio 10 finalmente viene dato un nome ai personaggi che subiscono il mutamento del chakra. Vengono definiti fantasmi, un termine che non piace molto a Shikadai ma che viene apprezzato da Boruto e Mitsuki. Come abbiamo visto negli episodi precedenti, anche Naruto e Shikamaru si sono interessati a questo misterioso caso. E questo fattore non fa altro che motivare ancora di più Boruto, che vuole risolvere per primo il caso. Ancora una volta, quindi, Boruto mostra quel lato del suo carattere che mira ad essere riconosciuto dal padre. Questo lato di Boruto in questo episodio viene sottolineato anche da Hinata, che sembra aver capito i sentimenti del figlio, rivelandoli al maestro Shino. Nonostante tutto, Hinata non condivide questo problema con Naruto, perché il marito è già impegnato con il lavoro da Hokage e non vuole mettergli altri problemi in testa. Più avanti, alla fine dell'episodio, vediamo Naruto confidare a Hinata a fine giornata di non comprendere l'atteggiamento del figlio che sembra di voler sempre attaccare briga. Hinata gli risponde dicendo che vuole essere riconosciuto come adulto. Naruto quindi ammette che non sa come comportarsi con lui,
perché non aveva un padre alla sua età e quindi questo potrebbe essere interpretato da Boruto come un distacco. Un atteggiamento freddo. Hinata lo rassicura dicendo che Boruto, a modo suo, sa quanto il padre tenga a lui. È vero che probabilmente Boruto tutto questo lo sa. È anche vero che non c'era occasione migliore per Hinata per far notare a Naruto che il figlio si fa in quattro ogni giorno per attirare l'attenzione del padre. E quindi magari far notare al marito di dover passare qualche momento in più con il figlio non avrebbe guastato. Piuttosto che far finta che tutto vada bene quando per Boruto in realtà non è così. Purtroppo bisogna ricordare che questi sono sempre episodi originali e che il confronto tra Boruto e Naruto avverrà durante la saga degli esami Chunin. Quindi per il momento nell'anime questo confronto non può avvenire perché non può essere modificata la storia. Motivo per cui questa faccenda verrà allungata in qualche modo. Fin quando non si giungerà alla saga che porterà al chiarimento tra il padre e il figlio. In ogni caso comunque è molto bello vedere Naruto parlare con la moglie del figlio. È bello vedere Naruto avere una casa piena di persone che sono la sua famiglia. Un desiderio che oltre a quello di diventare Hokage ha finalmente realizzato. Shino quindi, dopo aver parlato con Hinata, comprende Boruto e cerca di aiutarlo, dando la possibilità a lui e ai suoi compagni di continuare le loro indagini, assegnando loro un'esercitazione di lavoro sul campo. In questo modo, Boruto e gli altri ottengono il permesso di girare per Konoha. In questo episodio le indagini da parte dell'Hokage sul caso dei fantasmi prendono una piega interessante. Sai, si accorge esaminando la scena del crimine che ci sono alcune tracce che fanno pensare all'utilizzo delle cellule di Hashirama. Tale pratica è proibita e contro la legge. In ogni caso ci sono tracce dell'utilizzo dell'arte del legno. Sai rivela che un tempo un distaccamento segreto all'interno della radice era interessato alle ricerche delle cellule di Hashirama. E questo team si occupava di accumulare il chakra. Lo scopo di queste ricerche sono un mistero, ma si pensa mirassero allo sviluppo di armi militari. Come tutta questa faccenda sia legata alla questione dei fantasmi è ancora un mistero. Ma si stanno comunque facendo dei passi in avanti. Noi sappiamo che in passato, grazie a molte cellule prelevate da Hashirama, Madara Uchiha creò Zetsu. La creazione di Zetsu però non fu l'unico esperimento condotto con le cellule del primo Kage. Anche Orochimaru compì tali esperimenti. Durante la sua permanenza a Konoha compiva esperimenti sui suoi compagni ninja per provare a diventare immortale. Il suo obiettivo era quello di imparare tutte le tecniche ninja esistenti al mondo. Per riuscirci un'intera vita non bastava e quindi Orochimaru aveva bisogno di più vite. Orochimaru utilizzò per fare degli esperimenti un bambino chiamato Tenzo, prelevandolo dal suo particolare clan. Iniettò in lui e in altri 59 neonati il DNA del primo Kage per cercare di riprodurre la sua abilità genetica dell'arte del legno e la sua incredibile capacità di controllare i cercoteri. Orochimaru però fu scoperto dai membri dell'Anbu e dal terzo Kage e perciò fuggì dal villaggio. Tenzo fu l'unico dei 60 bambini a sopravvivere e una volta cresciuto divenne colui che tutti noi conosciamo con il nome di Capitano Yamato. Questo nome gli fu dato da Tsunade come nome in codice quando entrò a far parte del team Kakashi. Kakashi stesso, quando era nella squadra Anbu, lo conosceva come Kinoe, il nome in codice datogli da Danzo della radice. Il capitano Yamato è uno dei pochi di cui parla Sai a saper utilizzare l'arte del legno. Al momento Yamato dovrebbe essere di guardia al covo di Orochimaru, come vediamo nel capitolo 700+7 del settimo Kage e il Marzo Rosso. Sempre in questo capitolo, appena citato, vediamo che Orochimaru non ha ancora terminato con i suoi esperimenti. Infatti in quel capitolo vediamo che compie i suoi esperimenti su alcune cavie. Crea dei cloni. Uno di questi è Shin, uno dei nemici principali del settimo Kage e il Marzo Rosso. È difficile che questo arco narrativo sia collegata a quello che vediamo nel capitolo 700+7. Però ci sono vari elementi che sembrano collegarli. Anche Mitsuki stesso è il risultato di un esperimento di Orochimaru, come abbiamo visto nel capitolo 0 di Boruto. Mitsuki sembra sapere qualcosina in più su questa misteriosa bestia. Orochimaru sembra collegata a questa storia. E ora viene fuori l'arte del legno, che come abbiamo visto può essere ricollegata anche ad Orochimaru.
È possibile quindi che Orochimaru sia coinvolto? Anche questo episodio si conclude in sospeso. Alla fine arriva il caso del fantasma. All'impianto di purificazione delle acque della foglia si verifica l'incidente causato dal fantasma, dove viene coinvolta anche la capoclasse della classe di Boruto. In questo modo Boruto, Shikadai e Mitsuki si precipitano dall'amica per cercare di salvare la situazione. Adesso non ci rimane che attendere i prossimi episodi. Iscriviti al canale Fandom. Tanti video, notizie, commenti e teorie. Il 14 giugno andrà in onda l'episodio L'ombra del maestro. Nel corso di questo episodio vedremo che Sumire, l'amica di Boruto, nonché capoclasse, è rimasta coinvolta nell'incidente causato dal fantasma durante il lavoro all'impianto di purificazione delle acque di Konoha. Un incidente dal quale è rimasta ferita. Boruto si rammarica perché non è stato in grado di aiutare l'amica e perché non riesce ad offrire un contributo valido. Nell'anteprima vediamo Naruto ordinare a Boruto di stare fuori da questa faccenda perché è pericolosa. Boruto però è più risoluto che mai a risolvere una volta per tutte questo caso. Nell'episodio 12, che invece andrà in onda il 21 giugno, che sarà intitolato Boruto e Mitsuki, vedremo che gli incidenti con i fantasmi che hanno preoccupato tutto il villaggio di Konoha improvvisamente si fermano per qualche ragione. Boruto e i suoi amici si chiedono per quale motivo, ma solo Mitsuki sembra saperne qualcosa. Nel frattempo vediamo Mitsuki interrogarsi sui cambiamenti che sono avvenuti in lui negli ultimi tempi. Nell'episodio 13, che andrà in onda il 28 giugno, che sarà intitolato Una bestia emerge, vedremo che Sai riporterà a Naruto l'identità del maestro che è coinvolto in uno degli incidenti dei fantasmi. Naruto e gli altri rimarranno sconvolti dopo aver appreso l'identità di questa persona. Tuttavia, proprio in quel momento compare Nue, un enorme mostro. Nell'episodio 14, che andrà in onda il 7 luglio e che avrà come titolo La via di Boruto, vedremo che Boruto userà la sua misteriosa abilità oculare per entrare nell'altro mondo. Nel frattempo il villaggio affronta il pericolo della distruzione a causa della potenza del mostro Nue. Da queste sinossi possiamo vedere quindi che il mostro che abbiamo visto in tutti questi episodi è davvero Nue. Nue è una leggenda giapponese. Ha la testa di una scimmia, il corpo di un cane procione, le zampe di una tigre, la coda di un serpente ed emette il verso di un tordo dorato. È un Mononoke. Queste creature sono spiriti vendicativi che nella letteratura classica giapponese e nella religione popolare possiedono gli individui per farli soffrire, ammalare e causargli la morte. Viene descritto come un essere malvagio, portatore di disgrazie e malattie. Inoltre, se nell'episodio 14 si affronterà questo mostro, ciò significa che siamo vicini alla conclusione di questo primo arco narrativo originale dell'anime, dopo il quale probabilmente si passerà agli episodi tratti dal manga spin-off Il settimo Kage e il Marzo Rosso, durante il quale vedremo Sarada andare alla ricerca del padre Sasuke. La curiosità più grande sarà scoprire quale sarà l'altro mondo in cui entrerà Boruto tramite la sua misteriosa abilità oculare. Eccoci giunti alla fine di questo video. Vi ringraziamo per averlo visto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like e condividetelo con un amico appassionato di Naruto e Boruto. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi caricamenti, iscrivetevi al canale e seguiteci su Telegram, Twitter, Instagram e sulla pagina Facebook. Alla prossima!